tutti e benvenuti. Prima di tutto desidero ringraziare come sempre la disponibilità del Comune per metterci, farci lavorare e un po' divagare in questa bellissima, secondo me, sala comunale. Poi evidentemente ringrazio della presenza del signor Sindaco Carlo Croci. Siamo onorati di avere con noi Monsignor Crampa, Vescovo Emerito, che già qui è stato un'altra volta in una bellissima riunione, presente anche Mario Botta. Mi sembra che sarà in arrivo forse da Bellinzona anche il neo assessore Sport e Cultura Cavadini. In un recente evento a Mendrisio qualcuno mi faceva notare: ma siete scomparsi, non vi vediamo più. In effetti noi siamo stati un po' soddisfatti dagli impegni sia del centenario di Mario Luzzi e senza soluzione di continuità siamo stati anche assaliti dal decimo anniversario subito dopo. Nel quindicesimo siamo stati d'accordo nel salone dei 500, quindi con molta umiltà a Firenze abbiamo tentato di rappresentare Mendrisio, che è sempre bello essere a Firenze nel salone dei 500. Poi siamo stati impegnati sempre l'anno scorso per la produzione del film Rai 1 su Arturo Benedetti Michelangelo e anche quest'anno abbiamo subito iniziato i nostri impegni. Il 21 marzo eravamo nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano per la celebrazione degli 800 anni della fondazione dei Domenicani e anche per l'esposizione della pietà di Melciano di Venturino Venturi, che vedete rappresentata nel filmato. È stato un grande sforzo, l'abbiamo fatta arrivare da Anghiari, che è vicino ad Arezzo. La scultura doveva andare via per il giorno di Pentecoste, ma su richiesta abbiamo prolungato la permanenza in Basilica fino a fine settembre. Chi ha occasione di passare da Santa Maria delle Grazie certamente non perderà tempo, non butterà via il tempo se potrà ammirare questa scultura meravigliosa. Il giorno dopo, e quindi martedì santo, con l'aiuto e con la presenza e con la benedizione di Monsignor Borgonovo, il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, siamo stati in Duomo a leggere la Passione di Mario Luzzi, aiutati anche dalle stupende installazioni luminose di Marco Nereo Rotelli, questo grande amico di Luzzi, artista veneziano. E siamo qui questa sera. Stasera però, molto semplicemente, la gioia più grande, almeno per me, è rappresentata dalla persona che ho qui alla mia sinistra. È una sorpresa. Amedeo Gasparini. Amedeo Gasparini un giorno ci ha scritto. Amedeo Gasparini è un, diciamo, luganese, comunque è un ticinese, è uno studente ticinese che fa in scuola. Sono al diocesano di Breganzone. Al diocesano di Breganzone. Ci scrive e ci dice: ah, cari signori, io ho scelto per la tesi di maturità federale di parlare di Luzzi e in particolare 10 poesie o 10 testi dal 1935 al 2000, un arco complicato. Amedeo ha chiesto aiuto, SOS,
la nostra associazione gli ha messo disponibile Stefano Verdino, che è il curatore principale di Mario Luzzi, Marco Marchi, che è un secondo curatore a Firenze di Mario Luzzi, che hanno consigliato di prendere in visione dei testi, cosa che lui ha fatto, e dopo ha chiesto ancora un aiuto un po' più consistente per correggere la sua tesi e la sua preparazione, e abbiamo messo a disposizione la Paola Baioni, che qualcuno ricorderà essere stata qui altre volte. E Paola Baioni, professoressa di letteratura italiana alla Cattolica e all'Università Statale di Torino, non solo si è messa a disposizione, ma hanno aperto un dialogo, siccome ormai siamo in momenti moderni, digitali, via Skype, per cui si sono sentiti via Skype e hanno portato avanti la cosa. Credo che questo fatto, credo indubitabilmente, dà la migliore, la più bella, la più speciale giustificazione di questa associazione. Se l'associazione non avesse fatto nulla, comunque ha aiutato un giovane ticinese che porterà una bandiera avanti, una bandiera della cultura, che probabilmente resterà per sempre un fedele di Mario Luzzi, che non è male. Io sto terminando, al termine chi si vorrà fermare avremo un momento di familiarità con un aperitivo molto semplice, e poi però, questa è un'altra sorpresa, ma l'avevamo annunciata in invito, ci sarà una borsa o uno shopper, come si dice oggi, a disposizione, con un'ampia presenza, diciamo, di Luzzi, perché troverete tante belle pubblicazioni, secondo me molto belle pubblicazioni di Luzzi, la sua parola, le sue poesie, i suoi scritti, un filmato, tante, tante belle cose, penso che vi verrà piacere portare a casa. Se poi per qualcuno, soprattutto per gli associati, si tratterà di trovare qualche doppione, sapranno come fare, lo distribuiranno agli amici, insomma. Comunque troverete questa borsa abbastanza importante. Tra le opere, vedo che c'è anche Mario Botta, che ho citato poco fa, Mario. Tra le opere che troverete, troverete Il fiore del dolore. Il fiore del dolore è un testo teatrale di Luzzi che riprende il brutale assassinio eseguito a Palermo nel quartiere Brancaccio nel 93 contro Don Puglisi, colpevole, diciamo, si fa per dire, di recuperare tanti giovani di strada che la mafia utilizzava per lo spaccio di droga. Don Puglisi è stato dichiarato martire, beato, nel 2013. L'edizione del Fiore del Dolore che voi avete in anteprima sarà consegnata, non più in anteprima, al Papa Francesco in questa edizione molto semplice, abbiamo messo lo stemma, durante un'udienza privata che avremo la fortuna alla quale avremo la fortuna di partecipare il prossimo 18 giugno. Ultima notizia, vorrei che prendeste nota, possibilmente, cortesemente, di questa data, sabato 22 ottobre, con la collaborazione di Musica nel Mentrisiotto, ospiteremo il famoso coro della Satte di Trento, per ricordare il 21esimo della morte di Arturo Benedetti Michelangeli. Come forse molti sanno, il maestro, grande amico del coro, armonizzò proprio per il coro ben 19 canti. L'evento sarà tutto a Presenza Sud. Prima Santa Messa in memoria di Arturo Benedetti Michelangeli, seguirà un aperitivo e poi inizierà il concerto del coro, alternato ad interventi musicali di musicisti coordinati da Musica del Mentrisiotto. Come sempre, ingresso libero.
e molto probabilmente un ricordo sorpresa da portare a casa. Termino con la lettura completa della poesia, il cui primo verso avete visto come sottotitolo sul breve filmato. Sul sito troverete l'intervento di padre Mauro Lepor, abate generale dell'ordine dei cistercensi, proprio sul primo verso di questa poesia. Quindi se andate sul nostro sito troverete che cosa ha scritto padre Mauro Lepor, che immagino molti conoscerete, luganese, su questa poesia luziana. Per questa preziosa segnalazione circa l'intervento di padre Lepori ringrazio di cuore don Gianfranco. E questa è la poesia, e termino. Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? Di che? Rotta la diga, ti inonda e ti sommerge la piena della tua indigenza. Viene, forse viene, da oltre te un richiamo che ora perché agonizzi non ascolti, ma c'è, ne custodisce forza e canto, la musica perpetua ritornerà. Sii calmo. Bene, passo la parola a Amedeo Gasparini. Grazie. Dunque, buonasera a tutti. Io parto subito dicendo che ringrazio il presidente Paolo Andrea Mestel per avermi invitato a questo evento su Mario Luzzi. E ringrazio tutti quanti i presenti, a partire dal sindaco Croci che è qui presente, al monsignore Granda. E vorrei inizialmente presentarvi. Io sono uno studente di 19 anni e sono di Lugano. Sono al termine della mia, diciamo, carriera liceale, perché tra qualche giorno dovrei conseguire la maturità federale a Locarno. E questa maturità federale chiede anche la presenza consistente dell'italiano, di una tutta di 6 autori, e tra i quali io decido di portare anche Mario Luzzi. Mario Luzzi che io ho scoperto, diciamo, in una libreria un giorno, ero in Italia, e da lì ho iniziato a sfogliarlo, mi è molto interessato l'edizione della Garzanti grossa, bellissima raccolta con tutte le poesie. E da lì anche, diciamo, ignorantemente, diciamo, oppure ho scelto tutto un vasto ventaglio di poesie di Luzzi che partono, come diceva, dal 35 fino al 94, quindi nel largo spettro. Quindi io decido di buttarmi ad analizzare queste poesie molto, molto, molto complesse. E tanto complesse che a un certo punto, non avendo tutti gli strumenti, decido di rivolgermi all'associazione che gentilmente mi accoglie e molto gentilmente mi indirizza prima verso una serie di libri che ho consultato, poi verso anche una professoressa, la signora Paola Baglioni, che gentilmente mi ha guidato, insomma. E questo fatto qua mi ha veramente reso molto difficile, molto, molto contento, perché Luzzi è un poeta difficile, alto, che ha sempre usato fino agli ultimi giorni della sua vita con un linguaggio, un soffio vitale intenso nel scrivere le sue poesie. Poesie che non sono comprensibili sino in fondo se non lette attraverso speciali occhiali, diciamo così, di un lettore, la curiosità di un lettore analista. E Mario Luzzi questa curiosità, dicevo, l'ha sempre mantenuta. Ha sempre cercato, come ho detto, la vita e Dio, sempre, anche appunto nella sua vecchiaia, dove sempre è riuscito ad accogliere, come parlavo per il problema del signor Mettel del telefono, tutti gli studenti che a lui si sono rivolti per un aiuto.
e lui, essendo grande figura cardine del Novecento italiano, della cultura italiana, li ha accolti con gentilezza. Io desidero in ultimo leggere anch'io un piccolo passo di una bellissima poesia, una delle ultime poesie che Luzzi ha scritto, nella quale lui in sostanza, diciamo, scopre la vita alla fine dei suoi giorni, e quel logos, quell'origine, quel Dio che ha sempre tanto cercato, gli appare davanti. Allora inizio a leggere solo pochi versi. Chi ordina, chi parla, non ha importanza chi sia. L'autore della vita, la vita è anche il proprio autore. La vita è. Con questo io vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione. Grazie. Passo la parola a Armando Toro. Bene, grazie Paolo, grazie per quanto è stato detto prima. Io molto semplicemente questa sera devo anche darmi come un signor Borgonovo, ma diciamo così che io questa sera ho quei ruoli che nel tennis, non so come si chiamano, perché sono sempre molto sconfitto a tennis, comunque è quello di preparare le palline, perché i dei colpi che darà lui. Ma ci siamo un po' sentiti nei giorni scorsi, e parlando di questo testo, perché in fondo noi stiamo presentando Il tempo umano e perenne vigilia, è un testo di Mario Luzzi scritto per il Giubileo del 2000. Il Giubileo del 2000 raccolse, allora la rivista Letture, che ora non c'è più, raccolse testi di vari autori contemporanei, c'era Cesare Viviani, c'era De Luca, che è stato chiesto anche un contributo a Mario Luzzi, e poi venne pubblicato nel dicembre del 99 questo fascicolo proprio dedicato al Giubileo. E ora questo testo ritorna con un commento molto molto bello di Monsignor Borgonovo, che chiaramente accosta quel Giubileo del 2000 al Giubileo attuale dedicato appunto alla misericordia. Però ne approfitta per fare due cose estremamente importanti. Prima, per fare un discorso sul Giubileo, poi sentiremo da lui, perché non è semplice capire come mai c'è questa tradizione nella Chiesa, cominciata, se ben ricordo, con Bonifacio VIII nel 1300, un Papa che Dante non vedeva di buon occhio, diciamo così, che era un Papa sfortunato coi poeti, e poi riprende un discorso estremamente prezioso che è quello di Luzzi. E tra l'altro Gasparini gli ha detto che alcune pagine di Luzzi vanno lette con occhiali speciali, con una bella espressione, perché ci sono delle pagine di Luzzi che senza alcuni strumenti non si riescono a capire, ma non perché Luzzi sia difficile, non perché Luzzi sia un ermetico, critico, particolare, ma perché ha dei riferimenti, delle situazioni, ha un suo mondo, ha delle sue dimensioni che, diciamo così, vanno svelate, vanno aiutate, vanno inseguite, vanno indicate. E a questo, diciamo così, Monsignor Borgonovo saprà dare il giusto peso e la giusta parola. C'è un Giubileo, c'è Mario Luzzi, c'è la sua poesia, e c'è soprattutto un tema che, parlando con Monsignor Borgonovo, è emerso. Mario Luzzi è uno, diciamo così, dei rari, se non addirittura un caso veramente degno di eccezione, poeti che nel Novecento, e non soltanto italiano, hanno dato alla loro poesia non soltanto un carattere sacro, ma hanno preso dal mondo della rivelazione, dalla dimensione, diciamo così, spirituale, che è immensa la tradizione spirituale dell'Occidente, tutta una serie di fatti, parole, immagini. Cioè è un poeta per molti aspetti religioso, bisogna soltanto indicarlo, scoprirlo, usare quegli occhiali giusti. Ed è un poeta che negli ultimi 10 anni, lo dirà poi Monsignor Borgonovo, percorre in lungo e in largo temi biblici. È un poeta che non si dimentica mai di grandi temi della spiritualità. È un poeta che fa un'eccezione, diciamo così, abbastanza significativa.
i temi della poesia e della spiritualità possono essere trattati in mille modi, sappiamo quante cose si possono scrivere, però pensate a una poesia religiosa del Novecento, quanta difficoltà c'è stata e quanto è difficile indicare anche un autore, ma anche nell'ambito dell'Otto-Novecento. Facendo una rassegna tra i poeti che in qualche modo hanno dato voce alle grandi domande spirituali dell'uomo, vi accorgete che nel Novecento i loro nomi si possono contare sulle dita delle mani, soprattutto in Italia. La poesia sembra quasi che voglia fuggire o cerchi di fuggire da una dimensione spirituale. Pensiamo ai futuristi, fanno tutt'altro, fanno una poesia che vuole essere addirittura di rottura, vuole essere una poesia che distrugge, vuole essere una poesia che condanna la vecchia società. Quindi il tema religioso non è minimamente affrontato, è affrontato da un contemporaneo magari isolato, magari particolarmente, diciamo così, sensibile a taluni temi, ma non certo da tutto il corpo futurista. Pensate poi anche alla grande corrente degli ermetici, nella quale in qualche modo, diciamo così, un po' impropriamente è inserito Mario Luzzi. Non tutti, diciamo così, accettano la voce dello spirito. Pensiamo a Montale, sarà poi, non so, l'onore, lascio a lui l'onore perché è una poesia che sa a memoria, quella poesia come Zaccheo, dove Montale, scritta dopo il Natale del 71, se non sbaglio, proprio rifiuta l'idea di Dio. Ma pensate anche a tutto il tentativo che c'è in poeti che hanno un alto senso religioso, come in Pasolini, che diventano civili, diventano particolari. Luzzi invece questa religiosità l'aveva dentro, la percorreva, la amalgamava con le sue tematiche, ma non soltanto nei titoli, non soltanto perché ha scritto, che so io, il viaggio di Simone Martini, terrestre, celeste, non soltanto per altri motivi. Voi aprite la sua prima raccolta, La barca, e c'è una poesia dedicata all'immensità dell'attimo, è una poesia che non parla di cose strettamente religiose, ma è una poesia religiosa, è una meditazione sul tempo degna delle migliori meditazioni sul tempo, quelle meditazioni sul tempo che collegano all'Agostino e che ovviamente fanno pensare il tempo. E pensate anche a quello che in fondo cerca di fare Clemente Revora in una trincea, ha quelle poesie incredibili, piene di religione, rivolte molte volte a Maria, anche lì un'altra eccezione. Ma in tutto il Novecento noi assistiamo a un fenomeno, in realtà, che forse è la cosa che meglio ci fa capire quello che è successo nella poesia, un fenomeno che Heidegger, il grande filosofo tedesco, ha sintetizzato nella sua opera, che è stata impropriamente tradotta in italiano, Il cammino verso il linguaggio. Il titolo tedesco è semplicemente Sprache. In essa cosa dice? Dice che la parola non soltanto ha perso peso, ma con essa hanno perso peso tutte quelle cose che sulla parola si reggono. Cioè c'è una deriva della parola, quasi che la parola, abbandonata a se stesso, raggiunga delle spiagge e sia in attesa di qualcuno che la richiami. È un'immagine triste, se vogliamo, ed è un'immagine che per molti aspetti ha accompagnato tanta poesia del Novecento. Diciamo che l'aspetto religioso, come talune, talune espressioni artistiche religiose hanno salvato i loro autori da una certa confusione. Pensate a Chagall, che a un certo punto decide di puntare sul messaggio biblico, messaggio biblico, lui ebreo, che vuole senza confini, e allora a un certo punto giunge veramente al nocciolo di determinate cose, e i documenti sono lì nel suo museo a Nizza, questa disperata ricerca visuale di quel Dio che si manifesta. Oppure pensate a quanto ha fatto un uomo come Pasolini in un film come Il Vangelo secondo Matteo, laddove vuole arrivare ad avere le immagini perfette di quello che è veramente accaduto, le immagini essenziali, ma ovviamente con un animo che va cercando disperatamente quella dimensione,
non è un animo religioso. Nelle cene di Gramsci non c'è un afflato religioso, o almeno non si sente, non si avverte, chissà cosa occorre per vederlo. E poi pensate anche a tutto quello che è avvenuto. Una volta parlando con Marc Auger, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di intervistarlo, di incontrarlo varie volte, anche di passare un po' di tempo con lui. Marc Auger è quel grandissimo sociologo francese che ha inventato l'idea dei non luoghi. Dice: il Novecento è quel secolo che ha creato come delle dimensioni che sono uguali ovunque e non rappresentano nulla. Pensate a un supermercato, un'autostrada che a un certo punto finisce, vi lascia lo spazio per un autogrill, ecco, che so io, determinate stazioni della metropolitana o di altro, si assomigliano un po' in tutto il mondo e non hanno più la caratteristica del posto che le ha create, quindi diventano dei non luoghi. Ecco, la poesia del Novecento, proprio questa deriva che ricordavo di Heidegger, è diventata quasi un non luogo dove le parole si sono incontrate, sforzate disperatamente di salvare qualcosa e qualche volta ci sono riuscite. Ecco, da qui l'importanza di un messaggio religioso in mezzo ai non luoghi, accanto alle derive. Questo però non dobbiamo nemmeno, diciamo così, metterlo come un discorso particolarmente di colpa del Novecento. Se pensiamo anche al secolo precedente, all'Ottocento, e guardiamo la letteratura italiana, ci accorgiamo che effettivamente, se si salvano alcune figure, una poesia religiosa, pur con la tradizione italiana, non c'è, c'è soltanto espressa in Manzoni con gli inni sacri, con il suo impegno proprio di cattolico giansenista, quel cattolico quasi paurosamente ostinato, attaccato alle cose, però presente, pregnante, forte. Leopardi è lontano, ha indubbiamente un animo, studia i padri della Chiesa, cura i testi, legge la Bibbia poliglotta, ma non è un animo religioso. Foscolo è in altre dimensioni. Foscolo ha un animo religioso, ma vuole essere pagano. Pensate poi a tutto quello che succede nel secondo Ottocento. Se volessimo salvare la poesia dei libretti di Verdi, prendere un Felice Romani e dire: ma per carità, c'è della poesia nelle opere di Verdi, certo che c'è, ma non è una poesia religiosa, anche laddove molte volte si esprime. Purtroppo la tradizione italiana è stata così crudele, forse potremmo usare questo termine anche se un po' esagerato, che ha dato veramente delle espressioni altissime di poesia religiosa, e poi a un certo punto tutto questo, questo abbraccio immenso tra letteratura e spiritualità si è quasi eclissato. Se quasi cristiano si va ad arrivare al Novecento e a riprendere lentamente corpo, fiato, forse anche in autori minori, forse in autori che non si sospettano. Pensate, Antonia Pozzi muore suicida, è la persona forse più lontana, più disperatamente lontana, eppure c'è un germe religioso nelle sue righe, c'è qualche cosa, qualche traccia di infinito, sente che nella preghiera c'è una certezza. Pensate, per esempio, io ho portato soltanto degli esempi, chiaramente non posso permettermi di fare altro, ma pensate ad esempio anche a un Carlo Betocchi, oggi è un poeta dimenticato. C'è una sua poesia che è dedicata alla chiesa di Frosinone, una chiesa che ha l'abside con le crepe, e allora se ne lamenta, però in questa abside con le crepe vede una specie di, diciamo così, di mondo che è senza suono, senza speranza, diventa polvere. E poi a un certo punto fugge a lui un verso che dà l'idea di quanta religione avesse quest'uomo in sé: ma la mia anima prega sugli orizzonti senza suono. Potete togliere tutto, potete togliere anche il suono, che è la vita vera, la mia anima continua a pregare. È una frase degna in fondo di una quasi di un lirico purissimo, e dà l'idea anche di come lentamente la spiritualità prenda corpo, prenda vita, anche attraverso degli autori che sovente non vengono ricordati, non vengono antologizzati, non vengono messi in critica così particolarmente. Pensate, per esempio, alla musica sacra.
la musica sacra nel Novecento ha un grande capitolo, cioè non, nessuno forse, diciamo così, ha fatto un vero inventario, però al di là di molte cose che sono venute meno o molte cose di maniera, c'è stato tutto un ritorno. Noi abbiamo parlato anche con lo stesso maestro Scei, proprio una sera con Monsignor Borgonovo. Il padre ha scritto una messa per Paolo VI, il figlio l'ha analizzata e si è stupito di come il padre è riuscito a immaginare questo incontro tra Paolo VI e la musica. E questa messa per Paolo VI, che speriamo di vederla un giorno anche eseguita in Italia, è stata eseguita a Lipsia, ma non è mai stata eseguita in Italia se non in prima battuta quando venne fatta al Papa, riprende tutta una serie di temi religiosi che effettivamente sono impressionanti nella musica e che la musica del Novecento, per esempio con Arvo Pärt, con altri autori, torna ad avere. Non è forse la musica che noi immaginiamo dell'Ottocento, dei cherubini, che può scrivere una messa, un requiem con estrema facilità, ma è ovviamente un ritorno meditato, sofferto, di qualcosa che si risente. Mi è capitato più volte di parlare con Mario Luzzi per questioni anche di lavoro. Io allora dirigevo le pagine del Corriere della Sera della Cultura e quindi Mario Luzzi era un mio interlocutore, gli chiedevo dei pezzi, molto semplicemente. E, capitava magari per un commento, per qualcosa, Mario Luzzi su 10 richieste, quando ne faceva una, era, diciamo così, qualcosa da sfruttare, perché era molto lestivo a scrivere. Però la sua attenzione era sempre particolarmente legata a determinate situazioni, espressioni religiose. Mi ricordo che gli chiesi una volta, era nato il mio Bacchelli a Bologna, e gli dico: professore, magari due righe, lei perché l'ho conosciuto, magari mi siete detti qualcosa, magari non lo so, c'è stato un discorso tra voi. E stranamente lui mi rispose: ma con Bacchelli, guardi, io l'ultimo ricordo che ho è stato un lungo discorso su Dio, però non ne siamo venuti a capo, erano idee diverse. E per dire, gli ho detto: ma con Prezzolini, non ci perde, no, ma scrive queste cose. Ecco, e il mio lavoro era quello di fare il tentativo di ricavare da quest'uomo qualcosa che teneva gelosamente in sé, poi non è che lo tenesse in sé. Poi Borgonovo mi fa scoprire che, Monsignor Borgonovo mi fa scoprire che quest'uomo in realtà semina qua e là delle tracce di questi discorsi che manifestava e non scriveva, che aveva dentro ma ufficialmente non si conoscevano. Cioè quest'uomo che aveva anche un suo mistero al di là di quella che era l'apparenza, la cordialità, la conoscenza della lingua francese, di questo suo mondo che, diciamo così, frequentava con amabile passione. Una cosa molto bella era il discorso che fece una sera alla libreria Paravia per una sua opera teatrale, e disse una frase che io non riesco a dimenticare. Disse: possiamo dirci tutto quello che vogliamo sul teatro, ma il teatro è sempre un fatto religioso, indipendentemente dalla religione che lo esprime. Qualcuno dirà: è vero, in fondo anche il teatro greco gira intorno a un problema religioso, l'Antigone di Sofocle, tutto quello che c'è, ma il teatro cristiano gira intorno proprio a una rappresentazione che il cristianesimo ha elaborato continuamente, che ha portato sulle piazze nel Medioevo, che ha espresso nei canti in precedenza, che poi ha esasperato in mille situazioni. Cioè, se pensiamo a cos'è la Passione secondo Matteo di Bach, o che so io, il lavoro immenso che ha fatto Telemann sulle passioni, o pensiamo a quello che ha fatto Handel, ci accorgiamo che quello è teatro religioso portato agli estremi confini dell'armonia. Una frase di Luzzi mi ha rivelato tutto questo e lo volevo ricordare questa sera. Poi, per carità, si è presentato tutt'altro, però Luzzi aveva queste sorprese, sapeva dire una cosa e poi fuggiva da un'altra parte. Gli si chiedeva una cosa, la provava, poi non la scriveva, poi la stessa cosa magari si trovava in un verso. Ecco, io non sono un critico,
mi accontento di essere stato un comunicatore, però effettivamente sia il critico che il comunicatore che l'amico hanno difficoltà a scovare le caratteristiche di una persona di questo genere. Poi il Novecento, ripeto, può essere percorso in mille modi, in mille maniere. Io quello che posso aggiungere è che la poesia effettivamente nel Novecento forse ha fatto meno di una certa spiritualità e di una certa dimensione religiosa, però diciamo che la dimensione religiosa e la spiritualità hanno dato molto aiuto alla poesia, a quella poesia che può essere di Regola, può essere di Petocchi, come abbiamo sentito, può essere di Luzzi, può essere di altri, può essere anche di una poetessa che sembra lontana mille miglia da quella che è la religione così come la intendiamo. Però c'è una religione forse che si trova ai confini dell'anima, che si trova ai confini della vita, e quella forse suggerisce e dà l'idea di quello che stiamo dicendo. Io non andrei oltre in questo, so che il Giubileo è argomento di Monsignor Borgonovo, ma Monsignor Borgonovo è anche un attento lettore di Luzzi, lui ha gli occhiali che Gasparini aveva invocato. Allora, io so quanto siano preziosi gli occhiali, so che ogni ottico può utilizzare occhiali diversi, però io lascerei la parola proprio a Monsignor Borgonovo perché parlando di Giubileo ci introduca in questo Luzzi che percorre la Bibbia. La Bibbia, ripeto, è un argomento che io ho visto percorrere, che so io, nei quadri di Chagall, poi ho parlato anche con la figlia di Chagall una volta a Parigi, mi ha fatto vedere tracce, bozzette, eccetera. Noi quando vediamo questi quadri, molte volte sembra che lui li abbia buttati lì. E poi ci accorgiamo che ci sono 10 bozzetti prima, cioè per dire un personaggio di Chagall è ricavato da uno sforzo incredibile, da mesi di sistemazione dei bozzetti. I colori non andavano mai bene, le forme non andavano bene, la Bibbia lo tormentava. Non voleva una Bibbia soltanto ebraica, lui ebreo, voleva una Bibbia per tutti, una Bibbia anche per chi non era credente, ma non lo so. Io so soltanto che in queste cose ho imparato, diciamo così, almeno ad amare queste persone che disperatamente hanno cercato qualcosa. Comunque la casa di Chagall, che si trova proprio nell'isola che c'è dietro Notre Dame, è una posizione meravigliosa e probabilmente da lì si colgono meglio certi aspetti, perché si vede Notre Dame in un'altra dimensione, perché forse lì si incontrano un sacco di cose, perché forse lì è andato a prendersi a cazzotti François Villon, non lo so che cosa sia successo in quella zona lì, però certamente diciamo quelli che le vie della poesia, le vie della pittura, le vie della musica, le vie della filosofia e altre vie solamente si incontrano in alcuni luoghi. Luzzi le ha frequentate un po' tutte. Io ho riportato alcune testimonianze perché ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscerle. Non ho mai avuto il privilegio di riuscire a farlo scrivere quando volevo. Mi ricordo, per dire, ogni tanto c'è sempre qualche direttore del Corriere che chiede di fronte a un fatto, non so, ma non c'è un poeta che ti scriva una poesia. Ma voi pensate cosa voleva dire telefonare a Luzzi e dirgli mi scrivo una poesia per qualcosa? Avevo subito un no che sarebbe rimontato nei secoli. Io riuscii a scattare una poesia in un'altra occasione, in un'occasione terribile, soltanto Giovanni Giudici, e continuo a ringraziarlo, ma forse se lo sente ancora come sento un senso di colpa anche se Giudici purtroppo non è più tra noi. In ogni caso volevo aggiungere tutto questo che la plaquetta che ha realizzato Paul Andrea Mettel è senza tempo, nel senso che è rivolta a un Giubileo che, d'accordo, oggi è un Giubileo che noi vediamo con un'altra prospettiva rispetto a quello del 2000, ma è un Giubileo che ha una storia che poi non serve di nuovo per raccontarvi, ma soprattutto è lo scritto di un uomo che non aveva problemi particolari di cronaca, no? Cioè poteva scrivere nel 2000, poteva scrivere oggi, il suo valore è sempre quello. Del resto la Bibbia non è un libro provvisorio, non è un fatto di cronaca, e quindi il suo percorrere la Bibbia, il suo aver fatto poesia è stato anche quello, tutto qui. Io non aggiungo altro se non lasciare la parola al signor Borgonovo che del Giubileo sa tutto, di Mario Luzzi ha indagato praticamente tutto e adesso dovrebbe insomma
creare questo braccio. Un suo popolo l'ha detto. E io per cominciare ho bisogno di risentire appunto il testo di Mario Luzi, affido allora a Paolo il compito di farcelo riascoltare. Io prima di iniziare volevo salutare l'assessore alla, alla cultura, al tempo libero, allo sport, e quindi grazie alla sua presenza e anche importante l'assessore alle finanze, perché comunque noi come associazione, come povera associazione, guardiamo sempre alla luce della finanza. Bene, così dice e così scrive Mario Luzi. Il tempo umano è perenne vigilia. Questa del nuovo millennio e del giubileo è una vigilia più eccitata e insieme più pensosa. Vediamo che cosa è in cima ai desideri più acuti e segreti e inconsci della vigilia, che l'evoluzione così lenta e faticosa abbia un marcio in avanti? No, che prosegua senza troppi pesanti ricadute all'indietro, dopo aver trovato il giusto cammino dall'informe rutolento alla forma povera e chiara, dalla larva torbida e vischiosa all'insetto limpido e lucente. L'impasto sanguinoso di grandezze, di glorie, di crimini, di scempi, nel quale la nostra civiltà si è sviluppata e abbruttita, si alleggerirà. È lecito prevederlo, almeno auspicarlo, di molte zavorra, si libererà di molti orgogliosi. Pregiudizi e superstizioni. La semplicità, ecco ciò di cui, dopo tante superfetazioni oziose e presuntuose, il ragionamento profondo sente urgente necessità, e la franchezza, dopo tanta ipocrisia, sia benvenuta. Mario Luzi. L'ebraico chiama il giubileo Yovel, montone. Yovel nel senso anche di sinedo che Keren Yovel, cioè corno di montone, perché con il corno di montone si fabbricava il corno sacro che dava l'annuncio dello Shabbat, anzi della Shabbat, in ebraico è maschile e femminile, ma la mistica lo considera sempre femminile, anche il testo biblico quando è al plurale. Suonato la sera del sesto giorno, lo Yovel annuncia dunque l'arrivo della sposa, l'amata, quasi un epitalamio imeneico. C'è un rabbino cabalista del XVI secolo che ha lasciato un canto molto usato nelle sinagoghe ancora oggi, le cado di l'ikrat kalla, l'ikrat kalla, ne shabbat le kabelu. Vieni amato mio incontro alla sposa, accogliamo la shabbat. Suonato la sera dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, lo Yovel annuncia il grande sabato, che può essere quello dell'anno settenario, o più ancora dell'anno cinquantenario, e qui sarebbe molto interessante capire come era strutturato questo
momento, il 50° anno, l'anno del ritorno alla propria eredità, perché la terra è di Dio, non può essere venduta come un oggetto. E allora dopo 50 anni si ritorna all'eredità originaria. L'intonazione dello Iubilus, dello Yovel, all'inizio del 50° anno, che probabilmente durava 18 giorni, nel cuore del 49° anno si sprigionava quasi come larva che poi dava vita, appunto, si sprigionava questo anno, questa dimensione sacra. E difatti l'intreccio tra Giubileo e Yom Kippur inevitabilmente porta subito a ricordare un'intrigante ipotesi a riguardo dei calendari usati dalla storia ebraica, almeno nel dopo esilio a Qumran, nella comunità di Qumran, ancora si usava questo calendario, un calendario dei sabati, organizzato proprio in maniera tale da avere sempre un anno preciso in tutti i suoi giorni, in tutte le sue ricorrenze, e il sabato rispettato da ogni festa. Non c'era nessun'altra festa che in qualche modo schiacciava il sabato nel nostro calendario. Pensate ad esempio, non so, il Natale, che gira, una delle feste che ruotano durante la settimana, e può capitare il Natale di domenica. Ecco, no, lì non, il sabato era sempre rispettato, lo Yom Kippur era sempre il giorno decimo del settimo mese, la Pasqua era sempre il 15 del primo mese, cioè il giorno quarto, lo Yom Kippur giorno sesto, eccetera, tutte le altre feste. Anche l'organizzazione del tempo dunque diventava un canto alla perfezione, un sabato in onore del tempo del Signore. Sì, perché la creazione termina col settimo giorno di Dio, che non sta tanto all'inizio come settimo giorno, ma sta alla fine, quando tutto sarà compiuto, tutto sarà ormai incamminato verso quel compimento che riaccoglie in sé la totalità del creato. E per noi cristiani, con l'anticipo della risurrezione, sappiamo che questo rientro all'unità passa attraverso proprio l'anastasi di tutta la creazione, la risurrezione di tutto il creato in Cristo. Il 50° anno, dunque, il Giubileo, è un tempo santo, è un tempo che anticipa veramente e scandisce la storia. C'è un libro che non è entrato nella Bibbia, ma è stato molto usato sia nella comunità di Qumran sia nei primi secoli della storia cristiana, il libro dei Giubilei, e rilegge la storia dalla creazione fino a Mosè, scandendola di giubileo in giubileo, tutta la storia biblica che conosciamo, di giubileo in giubileo, di settenario in settenario. E nel primo settenario avvenne questo, nella seconda metà del primo settenario quest'altro, quasi a dire appunto che questo periodo di 50 anni è davvero l'anima di tutta la storia. Questa scansione giubilare fu fatta risorgere nel periodo medievale. Forse ci furono alcuni tentativi regionali prima di arrivare all'iniziativa di Bonificio VIII, ma Bonifacio VIII, con la sua bolla antiquorum Abet Fida Relatio, e proprio da questa bolla ha in realtà creato qualcosa di diverso. Ha voluto che il tempo fosse di nuovo scandito sulla memoria del futuro del sabato di Dio. Purtroppo le cose andarono abbastanza diversamente, perché
era stato pensato come un giubileo centenario ogni 100 anni, e invece per l'afflusso dei pellegrini che portò grande ricchezza a Roma, subito si crearono tante forme per restringere il tempo. Così si cominciò ad avere un giubileo ogni 50 anni, secondo la memoria biblica, poi si aggiunsero i giubilei che ricordavano i 33 anni, l'anno 33 della redenzione, e poi ancora altri giubilei, si arrivò persino ad avere una cadenza di soli 25 anni. Insomma, ciò che è denaro corrode anche l'idea più bella, era partita con un'idea più bella. Alcuni papi hanno anche proclamato anni santi straordinari, al di fuori di queste cadenze che poi si erano assestate, almeno negli ultimi secoli, come giubileo di 50 anni più la memoria della redenzione. L'anno santo, appunto, ad esempio di Pio XI, quando bandisce l'anno santo esaltando il bene della pace mondiale, è interessante perché nel 33, che sarebbe stato l'anniversario della redenzione, Pio XI era l'anno della morte dei cristalli, fa un giubileo per il bene e la pace mondiale, proprio quell'anno, proprio quel giubileo. E così anche San Giovanni Paolo II ha indetto uno straordinario giubileo nell'83 in occasione del 1950 anniversario della redenzione, ma anche come 50 anni dopo quel giubileo voluto da Pio XI. Il Papa nostro, Papa Francesco, dopo il grande giubileo del 2000 ordinario, ha voluto questo giubileo straordinario della misericordia. Ha sorpreso tutti, dobbiamo essere sinceri, ma in realtà il modo con cui ha pensato questo giubileo lo ha fatto diventare subito qualcosa di originariamente biblico, nel senso che ha cancellato, per così dire, a colpo di spugna tutto quello che poteva sembrare un accumulo ancora in più di una chiesa centrata su Roma per avere pellegrini a Roma. È un giubileo universale di tutte le chiese sparse in tutti e 5 i continenti. E nella sua bolla di indizione Misericordiae Vultus del 13 marzo 2015 dice: in questo anno santo potremo fare l'esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo d'oggi? Quante ferite impresse nella carne di tanti che non hanno più voce, perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell'indifferenza dei popoli ricchi. In questo giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l'olio della consolazione, fasciarle con la misericordia, curarle con la solidarietà e l'attenzione dovuta. Non cadiamo nell'indifferenza che umilia, apriamo i nostri cuori e i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, eccetera. Leggendo questo testo si è immediatamente portati a riprendere proprio il testo del Levitico,
quando si ricorda che in quell'anno giubilare, cioè in quel cinquantesimo anno, ciascuno tornerà nella sua proprietà. Perché ricordatevi appunto che nessuno di voi deve opprimere il suo prossimo. Temete il vostro Dio, perché io sono il Signore vostro Dio. E il testo del Levitico poi determina anche con più precisione come fare giustizia nell'anno cinquantesimo e come calcolare questo rientro delle proprietà. Il testo della bolla di Papa Francesco, se confrontato con il testo di Levitico, conduce proprio alla constatazione commovente che con questo anno giubilare siamo tornati al pensiero profondo dello Yovel biblico. E dobbiamo essere grati a Papa Francesco perché questo anno santo ci ha sorpreso, nel senso che ha voluto portare a conoscenza pratica, reale, quella proclamazione della carta d'identità del Dio dell'Esodo, quando appare a Mosè di spalle, non faccia a faccia. Rimarca quel testo che Mosè vide solo Dio una volta passato, Adonai, Adonai, Dio misericordioso e clemente, lento all'ira, ricco di tenerezza e fedeltà, che conserva la sua lealtà per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione, il peccato, ma non lascia senza punizione il male, dovremmo aggiungere. Egli castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Attenzione a non confonderci, noi siamo subito a dire sì, Dio è misericordioso, mille generazioni di favore, però tre, quattro generazioni di punizione. Il senso è ben diverso, la giustizia avrebbe imposto infinito con infinito, mille, tre o quattro con tre o quattro, questa è giustizia. L'illogicità è invece di avere una misericordia all'infinito e il rifiuto del male espresso per tre o quattro sono le dita che possono contare, stando appunto nella nostra mano. Questo è il senso dunque dello Yovel biblico, sperimentare la possibilità di un ricominciamento. L'attesa è la possibilità di ricominciare, partendo dal volto misericordioso del Padre e facendo vivere nella nostra carne la fede del Figlio di Dio. Ci sono tante pagine di Mario Luzzi che parlano di questo ricominciamento. La più bella penso sia proprio quella che prende spunto dalla Pasqua, perché è da lì che noi traiamo la nostra forza di ricominciare. Ecco, allora la risentiamo. Pasqua, sì, Pasqua, ti è data ancora dal nero, adesso dal concavo che le arriva quel vociante murmure, la tiene sveglia quell'ansito, è l'aria questa o l'oceano, fatica sente dell'etere e del mare in quelle inquiete masse, in quegli oscuri profondissimi commovimenti, e conosce quell'afono e ciclonico ricominciamento del tempo da sé medesimo. Essi sono pronta evento io stessa, o che altro? Sono viva e mi raggiunge la vita, sono donna
e mi sopravviene nuova la muliebrità nell'azzurro grembo. O risurrezione, risurrezione di quel che pensa nel suo pensiero dove la morte manca. E proprio questa è la domanda che rimane aperta in Mario Luzi in questi ultimi 10 anni, in cui soprattutto sotto specie umana, proprio da cui è tratta quella poesia, quella raccolta, sembra avere voluto attraversare i più bei racconti biblici e averli trasformati nella sua poesia. Abbiamo bisogno di conoscere la Bibbia a memoria, e Luzi, persino in singoli vocaboli, in frammenti di parole, ci dà l'intonazione per comprendere la sua ispirazione. Ad esempio, in questo brano che abbiamo letto della Pasqua, Pasqua, Esodo, il mare attraversato che diventa muraglia a destra e a sinistra, la creazione, Dio divide le acque, e poi la liberazione, il risorgimento del popolo che diventa risurrezione, l'agnello. Noi siamo davvero tra il punto d'inizio e il punto della fine che non ci appartengono. La Bibbia inizia con la seconda lettera dell'alfabeto, la B, Bereshit, al principio. L'Alef appartiene a Dio. E termina con un esodo non determinato, il settimo giorno, che è un tu però. In ebraico tutte le forme del verbo che indica anche il futuro, comunque il movimento dell'azione in essere, tutte le seconde persone, maschili, femminili, singolari, plurali, iniziano sempre con il Tav, l'ultima lettera dell'alfabeto. Non so, tu verrai, Tavo, tu maschio verrai, Tavo, oppure Tevoi, tu donna verrai, Tevoi, ma sempre il Tav, Tav. Allora, la prima lettera non ci appartiene, l'ultima è un futuro, sempre in azione. E se mettiamo insieme queste due lettere abbiamo la parola che significa put, segno, simbolo. Davvero l'uomo come un grumo di vita, fatto di terra e di soffio vitale, è un simbolo di attesa. È nella sua carne perenne vigilia, perché la sua compiutezza non ce l'ha dentro, non ce l'abbiamo dentro. La sua compiutezza è rimandata al settimo giorno di Dio, al suo compiersi, quando il Figlio dell'uomo non solo anticipa in sé, ma mostrerà universalmente attuata questa vittoria sulla morte. La sua compiutezza, la compiutezza dell'uomo davvero, sarà quella di essere assimilati nell'uno per vivere una comunione eterna con il Creatore e con il Logos e con la Shekinah, la parola, la presenza di Dio. Si tratta proprio di raggiungere questa semplicità, che non è una ingenuità né tantomeno faciloneria. Semplice, dal punto di vista etimologico, è molto significativo come attributo. È una realtà che è piegata una sola volta. Simplex. Questa immagine della piega singola
è molto evocativa. Semplice non è qualcosa di già squadernato, palese, che si capisce subito da sé, senza alcuno sforzo. Semplice è invece qualcosa che non è difficile da aprire per la nostra conoscenza, ma che appunto però va aperto, altrimenti rimane sigillato. Ecco il segreto che Mario Luzi, in questa sua meditazione sul giubileo, sullo Iovel, sul giubilo gioioso, guardando il volto misericordioso di Dio, ci offre: vivere in molta e semplice franchezza. De Bello, che ha iniziato il suo pezzo parlando appunto di vigilia del giubileo, e termini il pezzo parlando dell'abbondanza e della semplicità della franchezza. Franchezza è un termine molto caro a Paolo, l'apostolo delle genti, parresia, la capacità di esprimere tutto. Quindi questa attesa diventa semplice franchezza perché si smaschera, dice Luzi, tanta ipocrisia. Il poeta è poeta, il critico faccia il critico, io non sono né poeta né critico, sono un appassionato di scrittura, e allora mi scuso già con Luzi, ma dico, forse ha voluto dire, parlando appunto di ipocrisia, un'altra cosa, anzi, senz'altro allude a un'altra realtà. Io avrei detto, e stando sotto specie umana, questo sarebbe stato anche il richiamo biblico sottolineato da Luzi, avrei detto di dover smascherare tanta idolatria. Bene, mi sembra che abbiamo terminato. Ringrazio Armando Torno, Monsignor Borgonovo, Amedeo qui vicino e tutti voi presenti che siete venuti così numerosi. Adesso c'è un momento molto semplice di familiarità. Chi vuol fermarsi c'è un aperitivo, chi non vuol fermarsi non c'è l'aperitivo. Comunque può prendere subito, immediatamente il suo, la sua busta luziana, e così termineremo questa serata. Grazie a tutti e ricordate il 22 ottobre, perché sarà una grande, grande occasione, perché arriveranno 35 musicisti legati buona parte a Arturo Benedetti di Grazia. Dovresti confessare l'avvenimento del 22 ottobre, terzo anno che organizzo la sì, perché il 22 ottobre poi è il compleanno di Armando Torno. In qualche modo, o a Pienza, o a Roma, o al Senato, lo convoco.